17 minuti dopo le 8 del mattino, buona giornata da Giuliani, Legrenzi e Diaco. Quindi le porte di Milano potrebbero essere ancora aperte per EMA. Buongiorno al sindaco Peppe Sala. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Eh sì, ieri sera, parlando in occasione della festa dei 70 anni della Ferrari, 2 anni di quotazione in borsa italiana, il sindaco Sala ha detto: sì, il governo si sta muovendo, sarà difficile, ma noi ci crediamo. Insomma, la partita non è chiusa ed è notizia, ripetiamo, proprio di questi istanti. Ma guardate, io conosco bene Guido Rasi, che è il direttore di EMA, è un italiano, proprio perché è italiano, un caso del genere è molto prudente, deve essere molto prudente, quindi se lui sottolinea questi problemi è che i problemi ci sono. Ora, al di là che noi facciamo la nostra parte, e questo è chiaro, però mettere a rischio anche la salute dei cittadini europei, perché questa agenzia non è un'agenzia dei burocrati, è un'agenzia che autorizza nuovi farmaci o che al contrario li toglie dal mercato. Ecco, mettere a rischio la salute perché questi olandesi non sono pronti o danno una serie transitoria che è la metà in dimensione di quanto richiesto, mi sembra una cosa grave, per cui ho chiamato il Presidente del Consiglio, ho chiamato Gentiloni e ho detto: senti, è il momento di essere aggressivi, facciamolo, proviamoci fino in fondo. E da quello che mi ha detto, ma senz'altro sarà così, oggi parte il ricorso. Si muoverà. Ecco, appunto, i prossimi passi sono appunto fare un ricorso, e che tempi poi ci dobbiamo attendere? Quanto tempo dobbiamo attendere? Ma io non penso molto tempi molto lunghi, perché se dovessero, adesso siamo sinceri con gli ascoltatori, le possibilità non sono altissime, ma bisogna provarci. Se dovessero riassegnarcelo, lo dovrebbero fare in tempi brevi, perché noi a nostra volta dovremmo correre poi per preparare il pirellone, quindi credo tempi molto brevi. Però questo ricorso partirà, poi capite bene che è una questione tecnica di ricorso e anche una questione politica, quindi io chiamo la politica italiana al massimo impegno per Milano, per il nostro paese. Cosa le ha detto il presidente Gentiloni, sindaco Sala? No, ha capito la situazione, insomma, ha capito che di fatto, adesso ripeto, noi stiamo difendendo gli interessi di Milano, ma questa situazione rischia di diventare un po' ridicola. Prima si inventano questa faccenda del sorteggio, e vabbè. Dopodiché gli olandesi cominciano a dire che non sono pronti, dopodiché danno una sede che è la metà, insomma, non è una bella pagina nemmeno per l'Europa, per cui io non sono in generale tipo da polemiche, ma in questo momento sì. In questo momento è il momento di alzare la voce, ma senza se e senza ma. Il sindaco di Milano Beppe Sala in diretta su RTL 102.5, in estrema sintesi ci salutiamo. Milano c'è e non accetta di vedere, insomma, una sceneggiata in corso in Europa. Assolutamente sì. Grazie sindaco, grazie di essere stato con saluti noi. L'abbiamo raggiunto, grazie ancora, al volo dopo sì, appunto lo svilupparsi.